Per fare una buona verticale è fondamentale. La verticale la ritroviamo nella gran parte degli elementi della ginnastica artistica e quindi più abbiamo una buona conoscenza di questo elemento e più riusciremo ad imparare, Fede. Ok? Allora, adesso capiamo come si va in verticale. Vai davanti al tappetone, di solito la cosa che fa più paura è cadere davanti. Impariamo a vedere come si parte e poi come si cade. Allora, la distanza corretta per il punto di partenza e dove andare a mettere le mani è sdraiata a terra. Mi sdraio a terra, prendo due oggetti che riesco, così riesco a definire dove mettere i piedi e dove mettere le mani. Bravissima. In questo caso noi usiamo i cubi, voi potete usare quello che volete. Sdraiati per terra, vediamo se sono giusti. Ok, un cubo dove metto le mani e un cubo dove ho i piedi. Perfetto, alzati pure in piedi. Con le gambe unite, braccia alle orecchie, schiena dura. Perfetto. Vado sulle punte, mi sbilancio e faccio un affondo. Mi fermo in affondo. È importante che quando fate l'affondo il piede davanti sia dritto. Adesso petto sulla coscia, metto le mani per terra sollevando la gamba dietro e mi fermo lì. Ok, ritorno a posto. Adesso quando appoggi le mani, spingi un po' con le gambe e sollevi un po' le gambe. Uno, mi sbilancio, sei sbilanciata poco, metto le mani e via, spingi con la gamba sotto e ritorna. Ok. Fammelo un 2-3 volte rimanendo in affondo e spingendo solo con la gamba sotto. Brava, metti le mani. Adesso, hop, ritorni. Ancora, non staccare le mani, Fede. Brava, metti le mani. Vai, hop, stacca il piede sotto, ritorna lì. Brava, ancora, hop, e ritorno lì. Brava, hop, e ritorno lì. Perfetto, quindi una gamba frusta e una gamba spinge. Adesso prova ad andare bene in verticale. Vai. Sulle punte, braccia alle orecchie, passi dall'affondo, ti fermi, appoggi le mani, spingo e giù. Perfetto. Ci lasciamo cadere indietro, dritte, tanto c'è il tappetone, non succede nulla. Ancora una volta. Brava, metto le mani. E via, frusto forte e giù. Benissimo. Il passaggio successivo è verticale, capriola. Sempre sulle punte, mi sbilancio, verticale e capriola. Brava. Ora facciamo verticale, qualche passo e cado sul tappeto. Sempre per imparare a stare in verticale, a trovare l'equilibrio. Ok, brava, ancora una volta. Sempre col tappeto davanti, così non è pericoloso. Verticale, qualche passo e mi lascio andare. Benissimo, brava. Per abituare le braccia a mantenere il corpo in verticale, dobbiamo stare un po' di tempo sulle braccia. Quindi il modo più semplice è andare contro il muro, vai in verticale. Qui alleniamo due cose, quindi la resistenza sulle braccia, che si abituano a mantenere il corpo, e l'allineamento. Quindi attacchiamo tutto il corpo al muro. Bravissima Fede, importante il petto, il bacino, le cosce e le punte. Ottimo, si fa con la pancia contro il muro e poi lo facciamo con la schiena contro il muro, stessa cosa. Mentre le mani, appoggiamo le spalle, bravissima, spingo verso l'alto e appoggio, attacco tutto contro il muro.